Rido perché devo farti delle domande, sono un po' imbarazzato. Siamo in piena estate, ci sono le cicale, ci sono i tramonti, la quattordicesima, sono tutti in vacanza e tu sei a Cinecittà. Ci vuoi dire che cosa fai a Cinecittà? A parte il fatto che te lo sai benissimo, comunque ti rispondo volentieri. Sto facendo il doppiaggio di questo specialino che ho fatto per la televisione, fatto in gran fretta, con un anticipo di 4 giorni sulla previsione dei tempi, è anche costato forse abbastanza meno di quello che sembrava, ma questa cosa qui si vede che non fa notizia perché non lo dice mai nessun giornale. Comunque sto facendo il doppiaggio, si chiama Prova d'Orchestra ed è una specie di documentario così su un'orchestra che sta provando. Io ho sempre avuto mi è sempre dato una specie di turbamento, una suggestione così molto toccante, un'orchestra che sta provando. Ogni volta che ho fatto le incisioni musicali dei miei film sono sempre rimasto affascinato dal fatto che da questo disordine, da questa indifferenza, da questi conflitti, da queste sordità, questo disordine, un po' per volta, nonostante tutto, attraverso una serie di prove, di ripetizioni, e alla fine questo gruppo eterogeneo di elementi discordanti riescono ad esprimere armoniosamente il disegno di ideato, pensato, immaginato di un compositore. Mi ha sempre toccato, mi ha sempre commosso, emozionato questa storia, ecco, la storia come dal caos, come da una situazione confusa, contraddittoria, alla fin fine tanti elementi così diversi riescono ad unirsi in una voce sola e ad esprimere un sentimento di armonia, ecco, insomma, è questa qui la cosa. E finito questo film, finito il doppiaggio di questo film, tu... Finito il doppiaggio, l'edizione, vuol dire, la musica, il messaggio, ma dovrei riprendere il progetto che avrei dovuto realizzare l'anno scorso, cioè proprio di questi tempi. Mi trovavo esattamente a Cinecittà per la preparazione di quel film. Adesso non mi ricordo manco più il titolo, tanto tempo è passato. Aspetta un po'. La città delle donne. Quello lì. Pare che si sia riformata una combinazione di produttori, 7 o 8 adesso sono, si sono messi insieme affettuosamente. E probabilmente questo film si farà, lo dovrei fare, lo faremmo. Senti Federico, noi siamo in giro da qualche giorno per Roma perché vogliamo fare un documentario sulla Roma estiva. Tu non ci puoi dare qualche consiglio? Se prendeste l'abitudine di pagare ogni volta che venite a intervistarci con la televisione, vi consiglierei di ritornare da me. Ma dal momento che la televisione continua spavaldamente a usare, a consumare ore di spettacolo senza mai fare un regalino, ma non lo so perché, dove siete stati? Io non l'ho mai vista questa trasmissione. Ma com'è? Bella intanto? Ma non so, siamo stati in atelier di moda, al premio Strega, abbiamo intervistato Moravia, siamo stati nel carcere di ragazzi minorenni. Ma perché non andate lì al buco, in quel tratto di spiaggia dei nudisti? Ma temiamo delle rappresaglie, temiamo da parte dei nudisti che fanno un... Ma come, sono tutti esibizionisti, saranno contentissimi che no, la televisione fanno, si occupa delle loro chiappette. No, è una specie di chiesa chiusa. Difesa, protetta. Ma il tono della trasmissione è sempre così, un'informazione piuttosto scherzosa, sì, allegra. Sì. Allora, suggerimento inutile. Cosa dicevi? Cosa mi volevi chiedere? Vorremmo chiederti un consiglio per un libro da leggere quest'estate. Ma io sono un lettore un po' disordinato, casuale, ingordo e distratto. Non so. C'è un sacco di libri sul comodino da notte.
A monticchiati malamente, anzi, poi la notte se devo prendere un bicchiere d'acqua e non trovo la paretta, di solito cascono con un gran fracasso. Proprio stanotte è successa questa cosa qui. Raccogliendoli mi sono accorto che ho dei libri lì sopra da un sacco d'anni e che non ho letto. Forse li tengo così, come degli amuleti. Aspetta, cos'è che c'ho? Ah, ecco, sempre su Cuore di Notte c'ho Leaking. L'hai letto quel bellissimo saggio che ha fatto Citati ultimamente su Corriere della Sera? Sì, l'ho letto. Su Jung? Sì, certo. E mi sono sorpreso che non ha parlato del leaking, parlando di Jung. Poi che cosa c'ho? C'ho dei libri così, non so, che tengo lì forse superstiziosamente. C'ho il libro dei Veda, che non ho mai aperto. Poi cosa c'ho? Ah, adesso ho sfogliato così quel saggio di un psicanalista americano che in realtà si chiama Dyer, però non sono esattamente sicuro sulla pronuncia, ed è Le vostre zone erronee. L'ho sfogliato, è una specie di volgarizzazione di tipo psicanalitico, fatta con quella superficialità, quella disinvoltura, però qualche volta efficace, che hanno gli americani quando affrontano i problemi della psiche. Un bel libro, dicevi, un bel libro che ho letto, ma non recentemente, e che anzi mi ha meravigliato, perché ero sicuro che vincesse il premio Strega. È il libro di Samonà, il fratello, che trovo bellissimo, proprio un libro raro nel panorama della letteratura italiana, insomma. È un libro molto bello, insomma, che ti riempie di meraviglia, di rispetto, come davanti a una, insomma, a un oggetto artistico perfettamente equilibrato, riuscito, e nello stesso tempo agganciante, proprio come un racconto di Kafka. Non voglio fare un paragone con Kafka è proprio un altro mondo, però c'ha quella stessa stregonesca, insomma, agganciante presa fin dall'inizio. Questo, però Samonà, al contrario di Kafka, è più italiano, più classico, ecco. Ti senti qualche cosa che ti riguarda profondamente. Kafka, stupendo narratore di fiabe inquietanti, però ti affascina sempre con qualche cosa di romanzesco e di romantico. Ecco, invece il libro di Samonà mi sembra che non abbia questo tipo di seduzione. Ha una sua solennità, una sua severità. Insomma, mi è sembrato un libro straordinario, proprio raro.